Faccio l'esempio della strage di Capaci, dove il giudice Falcone e tutta la sua scorta furono uccisi. In Sicilia corri là, partì con la motocicletta, la lasciai sul marciapiede dell'aeroporto di Fiumicino davanti alle partenze nazionali, che vuol dire farsela portare via dal primo carro attrezzi in giro di un quarto d'ora. Arrivai a Palermo e subito capii che stavo facendo le foto dal basso, abbastanza inutili. E cominciai a chiamare Intendenza di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, tutti quegli elicotteri che vedevo potevano sorvolare la zona. E ovviamente nessuno mi si filava perché non mi conoscevano e comunque non ero nessuno e comunque non portavano in quel momento in volo giornalisti. Succede che andai a Bocca di Falco, che è l'aeroporto privato di Palermo, cioè l'aeroporto dei voli piccoli dove decollano i Cessna, i Piper, gli elicotterini, che praticamente è in centro a Palermo, e trovai un pilota di un Cessna che gli dissi: "Ma tu puoi volare?" Mi disse subito: "Non si può volare assolutamente su Capaci perché c'è un NOTAM, cioè un divieto di sorvolo perché volano le forze dell'ordine." Però io venivo da Giannutri e avevo con me lo zaino da paparazzo, cioè con dentro un teleobiettivo che era un 604 con un paio di duplicatori. E io gli dissi: "Guarda, se tu mi porti in cielo, poi ci penso io a riuscire a raggiungere a livello ottica l'obiettivo. L'importante è che non mi fai spendere troppo." E lui, insomma, mi chiese all'epoca mezzo milione di lire. Lo convinsi che l'unica condizione era smontare il portellone dell'aereo, perché con il vetro del finestrino non sarei riuscito con un teleobiettivo del genere, avrei avuto troppa diffrazione, e quindi andammo in volo e feci quelle che erano le uniche foto dell'attentato di Capaci. Però abbiamo detto: "Il nostro lavoro è quello di specializzarci nella ricerca, di giocare sul 13, non di fare cose più facili." Negli ultimi mesi siamo l'unica agenzia italiana ad aver avuto in mano le fotografie dell'attentato a Charlie Hebdo, dove un fotografo francese, che è il nostro corrispondente, è riuscito ad entrare dentro la redazione e documentare il momento subito dopo l'attentato. Mi diceva che era fuori dal quartiere dove poteva arrivare la stampa e vedeva le ambulanze che arrivavano e venivano. Dice: "Guarda, cerca di entrare." Lui mi diceva: "Senti, prendi l'elicottero e vieni qua, perché non è che mi puoi dire di entrare là dentro, che è il posto in questo momento più controllato al mondo." Io ho detto: "Vabbè, tu cerca la possibilità, perché delle foto ufficiali non ce ne importa niente. Se cerchi quella probabilità remota, puoi raccontare a te stesso di averci provato." Allora questo signore decide di passare dai tetti dei palazzi. Sale sui lucernari, passa dai tetti e si ritrova sul marciapiede davanti alla porta della redazione di Charlie Hebdo, con borsa, macchine fotografiche al collo, borsa così, da solo, non c'è nessuno, porta chiusa. Tempo 2 minuti, arriva una Peugeot, scendono quattro signori con le tute bianche, che erano la polizia scientifica, aprono bagagliaio e prendono le loro valigie d'alluminio, e lui incomincia a fotografarli lì davanti sul marciapiede. Loro lo vedono e pensano tra di loro che se loro sono la police, forse lui è la gendarmerie. Come fa a essere lì? Perché come fa a essere lì? E quindi lui, con estrema nonchalance, li segue, gli va dietro. Loro aprono palazzo, salgono le scale, vanno al primo piano, entrano nella redazione con tutti i cadaveri per terra, con tutto il sangue da tutte le parti. Lui mette dentro la macchina, fa 10 scatti e viene via. Ha fatto lo scoop mondiale. Come atterro, mi chiama il capitano della stazione dei Carabinieri di Bracciano. "A Sestini, sì? Senta, noi abbiamo quattro dei suoi qua." Tutti e quattro li avevano presi. Perché? Perché quando erano dentro alla cerimonia, questi americani, che erano bravissimi come sicurezza, sapevano che c'erano 60 posti, 60 dovevano essere. E c'erano quattro persone in piedi. Mi sembra che Maxi sia armata, quindi lei non può arrestarla. E lì c'aveva il solito politico che era testimone di nozze, che gli aveva detto: "Ah, questa, perché questa doveva fare ammazzato." Però lei deve essere a servizio della legge, quindi probabilmente c'è qualcosa di irregolare, l'ha presa dentro, ma abbia pazienza. Ma se lei è entrata dentro perché non l'ha fermata nessuno, qual è il reato? Cioè, è una falla della sicurezza. Com'è entrata? E se le racconto com'è entrata, le tiro una pacca sulla spalla e la manda via, perché è stata un mito. "Ma me lo racconti, me lo racconti, voglio ridere, voglio ridere."
che noi l'abbiamo già vista sull'ultraleggero a lei, perché io nel frattempo avevo volato con un ultraleggero perché si sposavano in giardino all'Argentario al tramonto e quindi il matrimonio era perfetto dall'ultraleggero in giardino. E dico, vabbè, Max è entrata perché era nell'albergo accanto che ospitava tutti gli invitati e che ha fatto una sceneggiata andando nella hall dicendo che gli si era forata la gomma della macchina e non poteva arrivare al matrimonio, beccando proprio casualmente il testimone dello sposo con l'autista, che quando l'ha vista vestita così bene, così bella, così elegante, gli ha detto: ma l'accompagno io. Quindi lei è entrata con questo signore che è un politico dentro e ha fatto le cose. Per fare una digressione, quando ero bambino avevo un libro che parlava degli animali e c'era ad articoletti e c'era un articoletto intitolato l'animale più feroce della terra e parlava del topo ragno, che è un topino molto piccolo, e il giornalista, sì, vabbè, il saggista scriveva del topo ragno, che è l'animale più feroce della terra, che quando si trovava di fronte a un altro animale, nella sua minuscola testa non c'era spazio per nessun altro, per nessun pensiero tipo è più grande di me, ma c'era spazio solo per un pensiero: me lo mangio. Allora tu che dici al tuo collaboratore, che dice senti vieni qua a te se vuoi entrare, di insistere e di mangiarsi quell'animale più grosso, di... mi sei sembrato un topo ragno, cioè l'animale più grosso della terra. Poi è anche vero che non sappiamo fare miracoli. Vi faccio un esempio: noi avevamo un fotografo a Santa Monica l'altro giorno quando è caduto Harrison Ford con l'aereo. Questo fotografo lavorava con Harrison Ford da 2 settimane perché gli faceva dei ritratti di lui con gli aeroplani. Lui ha 2-3 aerei da turismo e un elicottero, quindi lo aveva fotografato in casa. Due aerei e un elicottero. Adesso. Per cui quella mattina lui è andato con Ford all'aeroporto di Santa Monica e l'ha fotografato da solo, in esclusiva, mentre prepara l'aereo, ci sale sopra, decolla e va via. Dopodiché, quando è crollato, quando è caduto, è arrivato lì ed è l'unico che ha fatto le foto di lui tra le lamiere, ferito, che viene soccorso, salvato, portato via. In tutto il mondo il servizio l'abbiamo venduto, in Italia non ce l'ha comprato nessuno per il momento. Bene, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie.